Salve a tutti ragazzi, ecco qui un nuovo video. Scusate per il pigiama e l'ora perché non riesco a dormire. Purtroppo la piccola comunque dormo tutta la giornata perché comunque sto stanca e la sera non dormo più, dormo tardi, sveglio presto. Ok, allora vi avevo detto se volete, se volete che io farò o qualche challenge, se la posso fare, o qualche domanda e risposta o altri tipi di cose, eccetera. Sì, non ho molti iscritti, ve l'ho detto, io sono appena all'inizio e spero che mi vedrete. Un botto di voi e niente. Allora, Vivifusco mi ha chiesto su YouTube se potevo fare un video come sarebbe una vita da mamma, giusto? Tua esperienza della mamma. Ok, allora, la mia esperienza da mamma. Da quando sono uscita incinta, io non mi rendevo conto di questa cosa in pratica. No, sì, vabbè, ci ho provato, ovvio, dopo sposati comunque tutti ci provano a farsi una famiglia e non potevo immaginare che capitasse presto, parecchio presto. All'inizio, quando ho fatto il test di gravidanza, sono rimasta contentissima, davvero contentissima. Ovvio, come tutti i genitori. Dopo il terzo mese mi è capitato di voi in pratica si dice che quando dopo parto ci sta il capoparto, che comunque puoi addirittura andare a odiare a tuo marito. Invece il mio capoparto mi è arrivato prima, ancora più prima, perché io all'inizio, al terzo mese, la bambina, ma non perché, no, per mia figlia, non giudicate per il fatto che io non volevo mia figlia, no. Essendo che il primo mese di gravidanza che ho fatto, che era in giro di un mese, io stavo perdendo la mia bambina. Ho dovuto fare la cura degli ovuli perché comunque ho perso sangue. E l'ho salvata in tempo. Dopo il sesto mese la stavo riperdendo di nuovo perché comunque stavo soffrendo moltissimo di nausea e vomito tutti i giorni, tutta la giornata, per tutta l'ora. Non potevo mangiare, non potevo fare niente perché comunque vomitavo, ma parecchio, neanche un bicchiere d'acqua, ero deperita, stavo a letto, non volevo andare in ospedale, non dicevo niente a mia mamma se ne accorsi perché comunque avevo la faccia bianca, le labbra secche, vabbè no, io secca comunque, avevo poco di pancia, stavo male, a debole, non riuscivo ad alzarmi dal letto e eccetera. Mamma mi prende e mi porta all'ospedale. Questo qua è la clinica di Santa Pazzia dove sto io. In pratica mi controlla e mi vede. Voi state troppo deperita, non avete acqua nella placenta. State per perdere la bambina. Intanto stavo dicendo che il bambino, bambino, comunque una bambina. Mi hanno dovuta ricoverare per una settimana, sì, di 4 giorni, quasi una settimana. No, 4 giorni, sì, 4 giorni, perché ho dovuto fare i lavaggi di Plasil per fermare il più possibile il vomito e via. In pratica si ferma. Dopo che sono uscita dall'ospedale avevo ancora le nausee e i vomiti, non spessi ma fastidiosi. Prendevo la Plasil da casa e veramente stavo soffrendo come una bestia di stomaco, non ve ne dico, perché comunque lo stomaco stava bruciato proprio perché comunque vomitando solo acqua comunque si brucia tutto all'interno, fra bruciore di stomaco e vomito, stavo uccisa, bruttissima.
Stavo male, e talmente la rabbia che stavo male, diciamo che me la presi con la bambina, perché l'ho fatto, perché non lo dovevo fare, stavo bene, eccetera. Comunque mamma disse, vabbè, comunque sono cose che si dicono, poi dopo vedrai che passerà tutto. Appunto, dopo un po', dopo 6 mesi di gravidanza mi passò tutto, al di fuori dello stomaco, il bruciore di stomaco mi sono rimasti fino a 9 mesi. E da lì ho compreso a dire che cazzo ho detto in quel momento, però comunque la bambina io la volevo con lo stesso. È stato quell'attimo di rabbia perché comunque non mi sentivo bene e mi sono un po' arrabbiata. Sì, ho avuto una gravidanza da schifo, però comunque sono rimasta contentissima di mia figlia, sono fiera di mia figlia. Poi è stato il giorno del bellissimo giorno che dovevo andare a ricoverarmi per partorire. Vado lì, mi siedo, faccio, come si chiama, dove si sente il battito del cuore. Vabbè, quella macchinetta che comunque vi segnala il cuore, la bambina come sta. Mi ricovero il 24, il 25 mattina mi chiamano per ricoverarmi, per farmi partorire. Io avevo paura perché mi hanno detto che si sentiva la siringa, o dopo i punti bruciavano, facevano male, e mi hanno fatto andare un po' leggermente nel panico. Io all'inizio, diciamo, io alla mattina stava mia sorella Giovanna e mi stava mettendo il camice per andare là dentro. Io dissi due parole a paura. Mia sorella e mia mamma e altri miei parenti dissero lei non, perché essendo che io sono di Panzioso ci potevo pure rimanere lì dentro, in pratica ero capace pure di non partorire più. Entro là dentro con ansia, mi metto a un posto e dico, comunque da qui devi uscire, non può stare abito qua. Sopporterò il dolore della siringa e della ferita. A che entro, mi siedo, mi dicono tutte le prassi che devo fare lì dentro, mi abbasso con la schiena, top, mi fanno la siringa. Già fatto. Comunque non ho sentito niente. Mi hanno detto addirittura che si sentiva fine nell'osso, non ti muovere che rimane paralizzato. Ovvio, non ti devi muovere, che giustamente quello te la va storta, chissà che si è addormentato il corpo. Ma se vi dico che non si sente niente, raga, non si sente niente, veramente niente. Mi si addormentano le gambe, io a ridere come una pazza, il dottore a dire, ma perché ridi? Perché comunque io ero contenta, strafelice che lei usciva da qui dentro, perché non vedevo l'ora di vederla. Mi sentivo strana, non lo so. Poi, vabbè, esco dalla sala operatoria, vedo la mia bambina, comunque bellissima, stupenda. Appunto, se non vedete le foto, perché raga, io non so fare quella cosa che mentre parlo metto io le foto qua, purtroppo non lo so fare. Se ci riuscirò, provo e ve la farò vedere quando è nata. Comunque, e niente, dopo il giorno dopo subito mi alzo, nessun dolore di ferita, niente, raga, niente. E basta, beh, torno a casa. All'inizio non la volevo prendere perché comunque era piccolissima, avevo paura di farla male, non ero pratica, eccetera, eccetera. Mia mamma comunque mi ha insegnato come fare e cosa fare. E niente, questa è una vita di una mamma, in senso di partorire. Invece del fatto che comunque dalla mattina alla sera ti riempie la giornata, sì.
La mia piccola si sveglia alle 7 del mattino, massimo alle 8, perché deve fare colazione. Oggi diciamo 25 di mese passato. Sì, mese passato ha fatto 4 mesi e l'ho sversata. In pratica lei mangia il latte, scusate, alle 8 e poi la pappina verso 11 e mezza a mezzogiorno. Si mangia la frutta, poi si addormenta e mangia tutta la giornata il latte. E questo faccio la routine tutti i giorni. Se scendo la vesto e me ne scendo insieme a lei, se non scendo rimango a casa tutta la giornata tra cani e pannolini e lei a giocare e eccetera. Questa è la vita di una mamma. Comunque io farò pure i video con lei, se vi fa piacere che fare video con lei. E per adesso non li faccio ancora perché è ancora molto piccola per me. Se vi farò vedere qualche video che ve la faccio vedere o mentre dorme o mentre sta un po' con me, però quando farò i video un po' più là li farò con lei. E sì, mi sto muovendo i capelli perché comunque sono morbidi, non so perché, con tutte le tinture che mi faccio dovrebbero essere crespi, mi sembrano morbidissimi. Poi vi farò i video. Essendo che devo fare il battesimo alla piccolina a ottobre, farò pure il video del battesimo. Penso che gli è arrivato un medico, almeno quello del battesimo riesco a farlo. E vi porterò con me a fare comprare per lei quello che prendo, quello che non prendo e quello che facciamo. E niente, queste sono diciamo, questa è la curiosità che mi ha chiesto un'amica Viviana. E va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Se volete mettete mi piace, scrivetevi e se volete me lo scrivete nell'info box. Al prossimo video.